Prima del 2011 non si pagava il contributo unificato. Nel 2011 la legge francese ha imposto il contributo unificato e si paga ben 35 euro per il processo di primo grado e addirittura 150 euro per il processo in appello. Siccome in Francia sono un po' più seri che da noi, dopo 3 anni hanno abrogato questa legge, per cui vi è una esenzione in Francia. E dico al sottosegretario che secondo uno studio del 2014 comparativo, in Svezia e in Finlandia non si paga il contributo unificato. In Irlanda costa 125 euro. In Estonia 16, Repubblica Ceca 76, mentre da noi il contributo unificato può arrivare per le cause ordinarie fino a 2.500 euro, per le cause davanti al Tribunale delle Imprese fino a 5.000 euro, per le cause invece di amministrative fino anche a 8.000 euro. Quindi è questa la differenza tra noi e gli altri paesi europei. L'unico paese dove costa uguale che in Italia è la Germania, peccato che in Germania guadagnano il doppio che da noi. Quindi magari prima aumentate il reddito disponibile per i cittadini italiani, invece che annacquarli e che renderli più poveri, e poi magari aumentate le tasse. Onorevole Cirielli, colleghi per favore, se possiamo mantenere un Sì, volume della voce più purtroppo, basso, grazie. Presidente, colleghi, sottosegretario, la verità è che sebbene ci sia stato un miglioramento con il Tribunale per le Imprese, la replica che potrebbe sembrare banale, ma purtroppo è reale, è che lo si fa ancora una volta sulla spalle e sulla pelle dei cittadini, sempre quelli più poveri e quelli meno ambienti, perché chiaramente chi detiene il potere economico avrà gioco forza a poter contare non soltanto di una maggiore capacità di piegare ai propri interessi in maniera pregiudiziale, perché probabilmente sapendo le cose come vanno molte persone non arriveranno a fare causa, sapendo anche quello che devono pagare, ma soprattutto si finisce con mettere mano a un sistema di tassazione indiretta, nel senso che si aumentano le tasse per fruire del servizio giustizia e quindi in maniera surrettizia a chiacchiere si dice che si vogliono ridurre le tasse e poi invece a danno delle imprese, quelle più piccole che magari andrebbero aiutate, si finisce con innalzare in maniera intollerabile il costo della giustizia che sarebbe un diritto, magari in cause con aziende più grandi, come spesso capita anche col sistema dei subappalti. Non parliamo del capitolo vergognoso dei ricorsi e del contributo unificato per i tribunali amministrativi, perché quello è proprio il colmo. Lo Stato fa prepotenze ai danni dei cittadini e poi li mette in condizione di non poter fare neanche causa, anche quando magari hanno palesemente ragione, perché devono affrontare delle spese legali insostenibili, anche perché è notorio che poi il TAR, anche quando dà ragione alle imprese, non condanna lo Stato al pagamento delle spese. Le gare si fanno sempre con soglie di margini di guadagni bassissimi e quindi credo che nella delega di questa riforma si doveva andare in maniera esattamente opposta. Ma voi, si sa, state sempre ormai dalla parte dei più forti. La ringrazio, non ho altri iscritti, lo pongo. Onorevole Simonetti, prego, a titolo personale, poi onorevole Cera. Grazie Presidente, ma pare oltremodo inefficace quello di trasferire a questi tribunali delle imprese ulteriori competenze. È chiaro che se il Vice Ministro e il Sottosegretario Ferri dice che adesso funzionano, funzionano perché hanno delle competenze limitate, con un numero limitato di organico, ma se lei sposta ciò che è nel Tribunale ordinario a questi tribunali e l'organico è sempre quello, va a intasare delle situazioni che non sono ancora idonee ad assorbire tutto questo nuovo lavoro. E ha ragione Bianconi, così come Molteni, quando dicono che spostare le pratiche burocratiche e giudiziarie dalla prossimità verso il capoluogo aumenta ovviamente i costi delle imprese. Ed è chiaro che